Siamo anche in anticipo, perché non siamo a spasso, ma siamo ancora una volta in poltrona con Charlie. Buon pomeriggio, Fabrizio, Riccardo. Grazie, buon Ciao, ciao. pomeriggio, ragazzi, anche a voi e a tutti quanti ci vedano. Diciamo che ormai siamo un po' costretti, no, per le situazioni meteorologiche a raccontare quello che vogliamo e a farlo in piattaforma, perché anche oggi il tempo, ahimè, ha remato un po' contro di noi. È Riccardo, che vero. cosa andiamo a Come? scoprire? Che cosa andiamo a scoprire? Ah, scusami. Come ho detto già nel titolo, andremo a vedere una margherita che non è una pizza e non è un fiore, ma è un luogo di Livorno che ci siamo passati vicino già una volta, ma questa volta facciamo un altro tragitto. Eccola qui. Guardate questa bella immagine nella quale si vede i campi, i prati e l'area ancora non costruita della Barriera Margherita che si trova vicino all'Accademia Navale. Sappiamo che Livorno nel 1835 ebbe il Porto Franco, cioè, però cosa vuol dire Porto Franco? È questo che mi interessa dirvi, cari miei. Porto Franco era la zona dove non si pagava dazio. Allora, ed è fra la zona dove non si pagava dazio e la zona oltre, erano costrette a mettere delle mura, le cinta daziaria, che fece la prima volta in Manetti, perché vediamo in via della cinta esterna, nella zona di Livorno, eccetera. Poi, naturalmente, fu necessario allargarsi ancora una volta, ed siamo nel 1890, si costruisce questa barriera. Siamo dopo l'unità d'Italia, perciò le cinte daziarie già non avevano più senso perché il dazio, però si continua a costruire. Ed si fanno delle due barriere importanti, nel mezzo c'era una cancellata che qui non si vede, e poi oltre la quale veniva la città dove si pagava il dazio. Perciò erano cosiddette, pochi l'hanno chiamate, le mura sabaude. Che cosa avevano la caratteristica questa cosa? Questa, anzi, cara Simona, cara Fabrizio, ancora oggi, nel 2021, chi viene in tassi e supera queste barriere ha un supplemento. Nel tassi paga un supplemento. Perciò c'è ancora oggi questa differenza. Quando andremo sul posto vedremo, c'è anche il cartello con scritto taxi, inizia un altro tragitto, uno taxi, perché da lì in poi si paga un supplemento. Per quanto riguarda le mura, hanno una sua funzione più che altro rappresentativa, perché insomma, sì, vabbè, c'era l'ufficio c'era l'ufficio catastale da una parte, la parte che vediamo a destra è quella verso l'Accademia Navale, quella a sinistra è quella a terra. E furono dedicate alla regina Margherita di Sabauda. La quale è la moglie di Umberto I. La barriera fu costruita in brevissimo tempo da Adriano Unis e dal grande Angelo Badaloni e riporta le forme classicheggianti è l'unica barriera che abbiamo di queste dimensioni e che abbiamo anche noi, perché insieme a questa ce n'era un'altra e la chiamiamo ancora Barriera Roma, di cui non c'è rimasto più niente. Tutti Questa? però, no, no, non abbiamo l'immagine della Barriera Roma, qui siamo già arrivati. Le mura furono fatte brevi, ricordiamoci che quella zona lì, in quel periodo, era una zona depressa, una zona dove non c'erano tante costruzioni, vi era l'Accademia Navale e poi per arrivare ad Ardenza c'era l'ippodromo e non c'era nient'altro, non c'erano tutte le palazzine che vedremo dopo, sono state costruite dopo. Che cosa vi era di curioso? Di curioso è che proprio guardiamo l'immagine successiva, questa immagine successiva che vi avevo preparato per far vedere dove c'era la ferrovia, di cui poi vi parleremo dopo, in questo spazio qui, che è uno spazio basso, vi era nel 1427, pensa a poter che mi vado indietro, nel 1427 vi era un mulino ad acqua. Un mulino d'acqua chiamato il mulino alla Morgana, scusate il termine.
Perché questi termini un po' strani, no? La regina, abbiamo visto lo scoglio della regina, perché molto probabilmente era proprio una zona che portava più alle fantasie che alla realtà. Qui vi era un mulino dove vi erano due laghi per far passare l'acqua, era un mulino d'acqua, non funzionavano a granché, tanto che già nel 1500. La storia si ripete sempre. Quest'area che noi sappiamo è stata purtroppo importante per l'episodio dell'allagamento e delle persone che ci sono morte, nel 1500 è successa una cosa analoga. Successe una grande, il mare entrò dentro, alluvionò il mulino della Morgana, vi morirono delle persone e questo è rimasto, ecco perché siamo arrivati fino alla storia nostra. Perciò la storia spesso tragicamente si ripete. Ma Bene. veniamo a quello che siamo oggi, quello che si vedeva ora nell'immagine, no? Di cui la memoria dei più anziani abitanti di Livorno si ricorderanno certamente. Il trenino Livorno-Pisa. Vedete l'immagine che si è vista? Si vede la barriera, il dietro della barriera Margherita ed la ferrovia che portava a Pisa. Questa del trenino, caro Fabrizio, non è una storia di Livornese, ma è una storia pisana. Perché Non ci furono i interessa, pisani. non ci interessa più. Lo sapevo io. Perché furono prima i pisani, desiderosi di andare a Marina di Pisa, che già nell'Ottocento costruirono una linea ferroviaria a vapori fra Pisa ed Marina di Pisa. Poi arrivarono fino a Tirrenia e si fermarono lì. Vuoi te che un ciano si perdesse questa opportunità? E cosa fece? Allora si fece costruire il prolungamento della ferrovia ed nel 1935 la ferrovia arriva fino alla barriera Margherita e vediamo appunto nelle immagini quali erano queste macchine. Io, che non sapete che Ti non sono fermo, liberato. Riccardo, perché Gabriella dice: e Barriera Garibaldi, tanto per fare un passo indietro. Allora, Barriera Garibaldi è più antica e Barriera Garibaldi è stata costruita nel 1835. Quelle di cui vi parlo io, Barrera, perché l'allargamento fu fatto solo a nord. Partendo dalla porta a colline, fu allungato il muro là dove c'è l'Aurelia, diciamo dove c'è l'S lunga, tanto per non fare nomi, proprio lì dove c'era l'S lunga, c'era l'Aurelia, tanto che Sì, vai, vai. fu portato fino alla Madonnina lì. Alla De Cassieri, al San Michele e poi girò per via Nazareth Saura. Questo prolungamento rispetto a Piazza Roma fu fatto alla fine dell'Ottocento. La cosa strana, cari miei, è che fu fatto dopo l'Unità d'Italia, quando la cosa in effetti non aveva più senso, perché dopo l'Unità d'Italia i porti franchi non esistevano più, era tutto italiano. Livorno continua ad avere una zona dove non si pagava tasse e una zona dove si pagava la tassa, la famosa IGE Un po' come all'ingresso. oggi, c'è chi paga e chi non paga. È logico, la storia. Vedi, carissima, la storia si ripete. Un mio grande insegnante di storia mi diceva che la storia è una vite senza fine, che gira e rigira si ritorna all'origine. È reale. Allora, ritorniamo un po' sul nostro trenino, il quale collegava, niente, collegava la zona, diciamo, dell'ippodromo, la zona dell'Ardenza, i due punti mare, da lì e si andava fino a Tirrenia e permetteva ai pisani, caro Fabrizio, di poter venire a godere del mare dell'Ardenza, perché attraverso questo trenino che era, se non sbaglio, un po' rosso e un po' bianco. Mi La ricordo. nostra storica bontà, li facevamo venire per vedere il mare. Anche al mare e nella zona più bella del mare, non è che portavamo al Calambrone o che so nel centro di Livorno, ma addirittura in quel dell'Ardenza.
Per arrivare a questo si passava da via, oggi si trova via Nazariosauro. Non sto a parlare di chi è Nazariosauro, ma sto parlando di una cosa che forse pochi sanno, perché dal 2019 in via Nazariosauro, con l'angolo con via dei Martiri del Lavoro, si trova un'installazione artistica che è l'unica in Italia, perché rappresenta le fotografie, le immagini che raccontano una realtà dell'alluvione del 9-10 settembre 2017. È una realtà di fotografie, non sono queste naturalmente, questa qui siamo alla Villa Basilica, ma sono quelle foto che si trovano sulla parete, proprio all'incrocio con via in quale si vedono i ragazzi, i famosi ragazzi del fango qui all'Ardenza. E vi ricordo che non lo dico io, ma lo dicono grandi giornalisti, è la prima installazione artistica pubblica in Italia, che rappresenta un fatto di cronaca riportato in immagine. Ma a Bene. proposito, abbiamo parlato, ha visto un'immagine, guardiamo un pochettino questa immagine che Simona ci ha fatto vedere. Che cos'è? Beh, questo è quello che rimane della Villa Valaperti. Se voi andate all'interno della zona vicino allo stadio, vedete che c'è un condominio che è oltre questo cancello, perché l'unica cosa che è rimasta è questo cancello che ancora oggi c'è. La Villa Valaperti fu costruita da Giuseppe Valaperti, questo grande industriale che voleva bene a Livorno, il quale comprò una serie di terreni. Aveva preso una serie di terreni lì nella zona di Via Nazariosauro e le cede per farvi costruire un quartiere. E nel mezzo a questo quartiere vi costruisce la sua villa. Vedete questa bellissima villa che ricorda un po' anche la nostra baracchina rossa. Ecco, nel 1930 costruisce la villa ed è in mezzo alla fontana. Quella che vediamo nella fotografia è la figlia di Valaperti, siamo nel 1930, e poi costruisce le palazzine che si vedono lungomare, le palazzine che si vedono, quelle che molte chiamano False Queste. Liberty, eccole qui. Allora, queste palazzine sono costruite grazie alla donazione del terreno che Valaperti riporta al comune, e il comune fa progettare queste ville da un disegnatore, forse architetto, non si sa bene che figura è, certo uno che ci ha preso un po' di soldi, perché questo Foscoccioni non solo costruisce, disegna queste palazzine, ma farà anche il nuovo disegno di quella che è della palazzina della Baracchina Rossa, sempre tutte disegnate da lui. Se oggi siamo qui a sedere in questa parte, quando però l'abbiamo già fatto vedere una volta, l'ultima palazzina che vediamo nell'immagine, non la prima, ma nella seconda, nella parete c'è una V stampata nel cemento. Beh, è la V, la firma di Valaperti, marchia un po' questo quartiere che a questo pratese si deve la volontà di costruire questa zona qui. E la villa che vedevamo dianzi è la Villa Basilica, quella che è di Valaperti. Perché è È in via Toti, importante? scrive Franco Marzuzzi, è in via Toti quella lì, quel cancello lì è in È via via Toti. Toti, perfetto. In via Toti c'è rimasto il cancello e c'è rimasta la casina, eccola qui. E accanto al cancello c'è la casina del portiere. Questa villa però c'era già in precedenza, perché fu costruita addirittura alla metà dell'Ottocento, non questa, ma quella che c'era in precedenza, dall'allora governatore di Livorno, il Fabbri. Tanto che si pensa che il Viale Italia non sia nato per la volontà, o non solo, per la volontà di costruire un viale lungomare nel 1835-40, ma per costruire una migliore strada d'accesso alla Villa del Fabbri, che infatti arrivava fino a qui quella strada, guarda caso, il Viale Italia arrivava fino a qui, e lui si fece costruire il viale di accesso alla villa. Poi il Fabbri nel 1900
Nel 1928 la cedono direttamente a Malaperti, Malaperti costruisce quella bella villa con il coso. Allora, a questa figura pratese si deve un'altra grande iniziativa, caro Fabrizio, cioè quella di regalare il terreno dove verrà costruito lo stadio di Livorno. Eccolo qua. Ecco, lo vediamo Allora, ecco, qui Lo si deve. soffermiamoci di Salotto caso. di casa nostra, eh? Salotto di casa nostra. Il Esatto. Si deve tempio. alla sua, vogliamo dire, volontà, al suo desiderio, al suo coso di fare. Insomma, ci regala questo terreno dove nel 1930 viene dato l'avvio all'organizzazione. La prima cosa che viene fatta, viene intubato un fosso sotterraneo. Infatti, nel mezzo allo stadio passa un fosso che va niente po' di meno a finire accanto all'ippodromo. Vedi che c'è accanto all'ippodromo, poi finisce Trio Felciaio che finisce lì all'Ardentra. Ecco, passa proprio sotto lo stadio. Fu dirottato quello lì, furono fatti dei grandi lavori viene costruito e inaugurato nel 1933. Stai attento, non erano ancora costruite alcune pareti e allora per dare buon effetto al popolo le pareti furono fatte di cartone, di compensato. Furono fatte e fu fatta l'inaugurazione a Eddaciano ed è poi finalmente nell'anno successivo l'opera venne fatta. Però pensate, in 2 anni, in 3 anni si è costruito lo stadio. Ti fermo Riccardo perché Franco ha fatto una considerazione giustissima, Fabrizio. Pensa un po', no, al destino che oggi la società è proprio in mano a un pratese. Pensa un po', no? Non lo sapevo. Ebbene sì, Riccardo. Allora, Riccardo, tu ci fai lezione di storia di Livorno, noi ti facciamo un po' di lezione di storia del Livorno, facciamo uno scambio alla pari. Alla pari no, per carità. No, alla pari no, è impossibile, hai ragione, Simo, No, 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 troppo che avanti. c'entra? È importante che lo scambio, no? Quello che io chiamo la piazza, cioè praticamente trovarci e parlarci, è la cosa che serve oggi più che mai per poterci confrontare e parlare. E mi fa piacere che gira rigira nella storia ci sia ancora un pratese, uno di che a volte si prendono in giro, no? Quindi, io sono fiorentino, te puoi dire cosa pensa un fiorentino di un pratese, tu sei di Prao, eccetera, eccetera. Però in effetti l'attività del cotone come aveva Malaperti gli dava talmente ricchezza negli anni fra le due guerre che gli permette di darci questo palazzo che, cari miei, viene costruito, udite, 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 dal Petroni, l'impresario Petroni, il quale è ancora oggi uno degli impresari, uno dei costruttori più importanti di Livorno, perché al Petroni si deve la proprietà del cinema di Piazza Grande. Del cinema grande, perciò vedi che la storia si prolunga ed eccetera. Viene costruito appunto in maniera veloce perché doveva essere inaugurato e viene inaugurato con le pareti ancora in compensato. Poi tu pensa questo, che della costruzione dello stadio rimane colpito un grande ingegnere, il Nervi, che è quello che ha costruito il grattacielone di Milano, no? Il grattacielo che rappresenta Pirellone. il Pirellone. Beh, rimane affascinato, affascinato, viene colpito da questo qui e quando andrà a costruire Firenze, costruirà in copia a quello Livorno. Con uno scorno, perché Livorno avrebbe dovuto avere la torre che non ci ha mai avuta, perché per ragioni tecniche non fu fatta. Firenze ha la sua torre uguale, nella stessa forma, nello stesso aspetto che Livorno non ha purtroppo avuto. Beh, quello che sappiamo poi di seguito, che nel 1990 lo stadio è stato intitolato ad Armando Picchi,
che era morto nel 1972, e questo stadio è arrivato fino a noi dopo essere stato anche in tempo di guerra lo stadio dove ci giocavano il rugby americano. Il football americano, anche questo, sono passato su questo grande anello di quanto è questa struttura. Ecco, abbiamo fatto un cammino su quella che è la zona del quartiere del lungomare. Ricordiamoci che attaccata al quartiere del lungomare vi è un altro quartiere chiamato quartiere Stella, che anche se non ha niente di architettonico, di valore. Prossimamente ne parleremo fino ad arrivare al luogo della Cappellina di San Michele che ci farà un pochettino ritornare al Settecento e lì a Barriera, come si diceva, Barriera Roma. Beh, che dire, abbiamo fatto il nostro viaggio lungomare, intanto insomma, salutiamo anche Gianni Cecchi che ci scrive complimenti al signor Ciorli, quel trenino servirebbe anche oggi, diminuirebbe il traffico per andare a Tirrenia. C'era stata, no, poi una proposta di rivedere quella cosa e di eventualmente riproporlo, chissà mai che possa essere uno spunto. Per diminuire quello che insomma in estate è veramente un tratto di strada molto trafficato. Ma io se facessi una raccolta di film, mi piacerebbe essere fra i primi firmatari, perché nella mobilità urbana un mezzo su rotaia è il sistema migliore, il tram, il vecchio, è il sistema migliore perché prima non inquina, essendo una struttura, poi porta molta più gente di quanto possa portare un semplice pullman, poi no, diciamocelo, ve lo immaginate anche dal punto di vista turistico, avere un trenino che collega dall'Accademia Navale fino dentro Pisa? Ecco, è una cosa notevole, molto migliore, scusatemi, migliore rispetto al trenino che c'è oggi fra l'aeroporto e Pisa, insomma, quella è proprio una cosetta piccina. Sarebbe una bella cosa. Problema, se ne è parlato tante volte, si è detto lo spazio urbanistico ci potrebbe essere stato, i soldi forse si potrebbero anche trovare con un tracciato leggermente diverso, riporterebbe certamente dal punto di vista culturale un collegamento che manca, che si sta perdendo fra Livorno e Pisa. Anche nelle iniziative che si fanno, anche io è quello che ora lancio, no? Beh, insomma, la Pisorno non era una cretinata, ma dal punto di vista culturale è ancora più importante collegare quella che è, uso una forzatura, ma l'Università del Mare, con l'Accademia Navale, con l'Università terrestre, quella di Pisa. Cioè, sarebbe una cosa che ci salderebbe culturalmente, parlo a livello culturalmente, in maniera notevole. Al di fuori, caro Fabrizio, della livornesità. A proposito, sai che cos'è si parlava tempo fa di che cos'è la livornesità. Me l'hanno chiesto, che cos'è la livornesità? Beh, è difficile dargli una risposta perché un livornese doc non esiste. Non esiste una famiglia che dico sarà almeno 300 anni che è di Livorno. Siete tutti famiglie giovani, perciò dire che c'è livornesità è difficile da poterlo dire. In ogni modo, di questo poi ne potremo parlare più profondamente successivamente. Grazie, grazie al nostro Super Ciorli. Così il prossimo titolo non sarà più A spasso con Ciorli, sarà Super Ciorli. Va bene? Vai, aspettare. E non Super Ciurli come il nostro amico No, Gabriele, Ciurli, ma Ciorli. C'hai eh? un Un paio seguace dal nome Ciurli, ricordati Ciorli. È una condanna, me lo porto dietro da sempre, mi fanno sempre lo sbaglio del cognome, ma io lo scandisco bene perché appunto per dire che sono quel cognome lì. Bene, ragazzi, Bene. allora a Continuate a presto, seguirci, noi ci grazie. vediamo giovedì prossimo alle 15:30. Chissà se saremo in poltrona o se saremo a spasso. Questo lo potrà solo sapere il tempo che sarà sopra di noi. D'accordo, ciao a tutti. Grazie a tutti, Ciao a buon tutti. pomeriggio. Salve, salve.